Io sono Pina De Angelis del direttivo AI, valutatrice indipendente, e il mio ruolo in questo caso è un po' coordinare questa sessione che per la prima volta noi accogliamo all'interno del congresso. L'Associazione Italiana di Valutazione quest'anno ha avuto la fortuna e il piacere di ospitare tre sessioni con le quali, diciamo, l'associazione incontra le società scientifiche. In questo caso l'abbiamo appena conclusa una, che è quella con la Società Italiana di Statistica. Ne avremo il pomeriggio di domani, forse, che è con l'Associazione Italiana di Sociologia, in particolare con ISMET, se non erro, che è la sezione delle metodologie, e oggi invece incontriamo l'Associazione Italiana di Antropologia Applicata. Vi ringraziamo, grazie anche ad una proposta di panel che voi avete fatto, che è quella di costruire, dal titolo, Costruire una cultura valutativa, potenzialità della ricerca antropologica. Il tema dell'incontro, della transdisciplinarità, già citata più volte anche da Scriven, è un tema che ci interessa molto ed è un tema che interessa anche l'approccio alla valutazione, alla teoria della valutazione nel senso più ampio, che diciamo, comprende, questo lo ha ribadito in maniera molto importante anche ieri la Presidente Lamarck, che comprende il valore della valutazione, il suo uso, poi i metodi, gli strumenti e le tecniche. E nella sua introduzione ha richiamato alla necessità, proprio per fronteggiare da una parte un aumento della complessità degli scenari e dall'altra anche una necessità in questo caso di riapprofondire, di aggiornarci, di formarci rispetto ai metodi, agli strumenti, alle tecniche, incontra una riflessione interna all'associazione, che è quella della professione del valutatore e della valutatrice, dei valutatori in generale, ossia quale possono essere, diciamo, gli aspetti da approfondire, da mettere in trasversalità con tutto ciò che produce e che serve per fare una buona valutazione, come Tenna nella sessione precedente ha rimandato nel dire come fare delle domande valutative, cioè trasferire la cultura della valutazione ai committenti, che è quelli a cui noi offriamo poi i risultati della valutazione, a partire dalle domande. Questa sessione in particolar modo è legata a quelle che sono, diciamo, gli approcci valutativi, in particolare le tecniche, e sul piano metodologico si propone un po' una riflessione sull'impianto qualitativo ed aperto anche della ricerca etnografica. Dunque, l'incontro di oggi ha un po' questo obiettivo di riflettere in maniera aperta su questi metodi, sul piano metodologico, sulla ricerca qualitativa, e avremo diciamo, tra i vari relatori che ci aiutano a riflettere su queste cose, Massimo Tomasoli, ben arrivato, che è direttore del programma globale International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Massimo Bressane, vicepresidente della Società Italiana Antropologia Applicata e presidente Iris Ricerche, e Marco Bassi, presidente della Società Italiana di Antropologia Applicata e dell'Università di Palermo. Ben arrivati. Per l'Associazione Italiana di Valutazione abbiamo Gabriele Tomei, non vi presento ulteriormente, che è presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, Donatella Poliandri del direttivo AIV, grazie Donatella, e Francesca Piascardigno del direttivo AIV. Diciamo, la composizione, come sapete, avremo circa 2 ore per avere questo momento di confronto. Che penso, mentre sentivo la sessione degli statistici, ho pensato quanto sarà differente la sessione degli antropologi rispetto a quelli statistici. Ho pensato anche ad una parola che ha utilizzato il professore, se non ricordo, Gallo, forse, dell'Università Orientale di Napoli, quando ha detto
di questo suo collega che gli parlava del metodo mischiato, no? Utilizzando proprio questa parola. Quindi l'idea, no, che mi sono fatta è che gli antropologi forse, non lo so, saranno più creativi rispetto agli statistici. Questo è un po' un gioco che ci stiamo facendo, ma questo lo vedremo alla fine, no? Come ci organizziamo e come sarà organizzata questa sessione? Avremo degli interventi, in particolare rispetto alla Società Italiana di Antropologia Applicata, che parleranno in qualche modo del metodo qualitativo e il contributo degli antropologi a partire da tre esperienze concrete, che sono la cooperazione internazionale, lo sviluppo locale e territoriale, e un'esperienza in campo ambientale dello sviluppo rurale, e quindi avremo in qualche modo gli interventi ai quali, diciamo, abbiamo dato anche un po' più libertà rispetto al contributo, quindi sarà anche molto, diciamo, dialettico e no, di confronto attivo di Donatella, che forse però ha anche lei delle slide, Gabriele Tomei e Francesca Piascardigno. Abbiamo l'idea che ci possa essere un primo giro di circa un quarto d'ora per relatore. Io proporrei di fare prima un primo giro e poi dopo fare il secondo passaggio con domande, approfondimenti, confronti ed eventualmente poi, se abbiamo tempo, un secondo giro. L'obiettivo di questa sessione è quello di poter capire come già è successo nella sessione precedente, come avviare diciamo, un confronto che ha a che fare con i contributi interdisciplinari legati appunto alla valutazione e continuare questo proseguo, insomma, un po' un primo avvio e continuare questo proseguo anche nello sviluppo successivo, legato a quello che è il migliorare, no, la cultura e la valutazione e portare dei percorsi contigui con dei momenti insomma, di affinità e di lavoro successivo. Io darei, se è abbastanza chiara questa mia premessa, la parola a Marco Bassi. Buongiorno a tutti e grazie all'AIV per questo importantissimo confronto, dialogo interdisciplinare che ha avviato e l'ospitalità che ci sta dando in questo contesto particolare di illustrare un po' e condividere quello che è lo spirito dell'approccio antropologico alla valutazione. È inutile che io dica che ogni disciplina ha una sua tradizione metodologica, una sua impostazione epistemologica e quindi ogni disciplina può contribuire a un qualcosa di molto specifico rispetto a quello che è un intervento di sviluppo, uno sviluppo pianificato. E quindi è molto importante, sia per le organizzazioni che attivano un processo di valutazione, sapere cosa aspettarsi da ognuno, ma io direi soprattutto in quello che può essere un team, uno sforzo interdisciplinare di valutazione, conoscerci a vicenda, conoscere quelle che sono i nostri quadri di riferimento, perché questo ci aiuta veramente a complementare le nostre possibilità, i nostri contributi. Quindi il mio lavoro è quello di sarà quello di tentare di introdurre quello che è l'approccio antropologico alla valutazione e di farlo magari delineando alcuni temi, alcune questioni chiave che poi verranno sviluppate dai miei colleghi e lo dovrò fare, ahimè, partendo da un riferimento a quella che è la mia esperienza, che sicuramente potrà apparire a molti di voi piuttosto esotica, nel senso che io sono stato coinvolto in operazioni di valutazione sia di politiche di organizzazioni internazionali, sia di progetti, sia di programmi nazionali nel campo del pastoralismo in ambito extraeuropeo. Scusatemi per questo, però io spero che questa diversità ci permetta di cogliere quelle che sono le questioni chiave che voglio introdurre. E diciamo, quella principale è: che cosa ci possiamo aspettare da un antropologo? Che cosa si può chiedere a un antropologo per sfruttare al massimo le sue competenze? E di riflesso, come scegliamo, quale antropologo scegliamo per un determinato lavoro di valutazione?
Il problema si pone perché la valutazione antropologica non può essere ridotta semplicemente all'applicazione di un insieme di tecniche neutre. Non è che applicando in modo corretto delle tecniche facciamo necessariamente un buon lavoro. Abbiamo bisogno di riferimenti teorici, adesso cercherò di spiegarvelo a breve. E quindi dobbiamo trovare l'antropologo che ha i giusti riferimenti teorici. La seconda questione è quello che riguarda la visione olistica dell'antropologia, quello che trascriviamo nei termini di uno schema aperto alla valutazione. Che cos'è la visione olistica? È la consapevolezza dell'interdipendenza tra processi e fattori in diversi ambiti della vita di comunità. Quindi, in un'operazione di intervento pianificato, se noi interveniamo se l'organizzazione che lo promuove interviene su un aspetto della vita comunitaria, beh, automaticamente, non automaticamente, magari fosse così, si determinano degli effetti collaterali che non possono essere previsti e che possono avere delle implicazioni negative. Questo che cosa ci dice? Ci dice che quando noi disegniamo, noi, quando un'organizzazione disegna con un processo complesso, per quanto complesso questa possa essere, un programma o dei progetti e identifica degli indicatori, poi il controllo degli indicatori di per sé non ci permettono di cogliere gli effetti reali dell'intervento in tutti i suoi risvolti. Come può aiutare l'antropologia in questo senso? Beh, lo fa avvalendosi di quello che è il suo metodo classico, che è il metodo etnografico. Sappiamo che il metodo etnografico nasce nell'antropologia, ma è oggi un patrimonio comune di molte discipline del campo qualitativo. Però permangono alcuni, chiamiamole delle differenze di stile nel modo in cui noi lo applichiamo? Sì. Se io volessi cercare di delineare la caratteristica principale della etnografia antropologica, a parte la visione olistica, è lo schema aperto della ricerca. Cioè non partiamo da una domanda, da una questione o da una teoria specifica, ma progressivamente nel lavoro confrontiamo la realtà che troviamo, i dati che emergono dall'indagine etnografica, con un insieme di teorie che sono sullo sfondo, che sono immagazzinate, interiorizzate nella mente dell'antropologo e attraverso questo incontro bidirezionale, contestuale, andiamo a costruire delle ipotesi temporanee e poi ad approfondire queste, quindi con un procedimento progressivo. Allora, la questione chiave è come prendono corpo queste teorie momentanee, come prendono corpo queste ipotesi temporanee. È appunto il frutto di questa consapevolezza, di questo procedimento etnografico, cioè prendono corpo sulla base di quelle che sono le teorie che sono, di cui l'antropologo ha consapevolezza. Per cui la teoria conta, non una sola teoria, ma una pluralità di teorie che sono patrimonio della disciplina. Allora, vengo velocemente a quello che è il campo dello sviluppo dei popoli pastorali su cui ho più esperienza di valutazione. E sappiamo che la produzione pastorale è oggi riconosciuta come una delle modalità produttive più ecocompatibili, nel senso che determina uno slittamento degli equilibri ecologici senza una trasformazione delle comunità biologiche o dell'ambiente. Quindi il campo dello sviluppo pastorale è intrecciato con quello della conservazione della biodiversità. L'antropologia ha costruito a lungo su teorie che mettono in rilievo l'interdipendenza, il collegamento tra le forme sociali, clan, lignaggi, organizzazione tribale, la conoscete un po' in queste formule, che però sono forme sociali che rispondono con flessibilità a quelle che sono le esigenze di adattamento a un ambiente che richiede mobilità territoriale e per le quali esistono, vengono costruite, sono costruite da ogni singolo gruppo delle istituzioni che permettono una governance del territorio che si fonda su una correlazione tra un gruppo sociale che è flessibile e le risorse naturali. Quindi si basa su varie modalità di proprietà
collettiva. Questo è uno degli aspetti importanti. Tutto ciò è chiaramente collegato a quelle che è la leadership istituzionale, quindi non istituzionale, consuetudinaria, al diritto consuetudinario e alla costruzione di valori, valori che di per sé non mirano alla conservazione della biodiversità. Conservazione e biodiversità, sappiamo, è un concetto globale. Sono valori che mirano a mantenere questa relazione di lungo termine tra singoli sottogruppi di una comunità etnica pastorale e le risorse naturali. Quindi l'effetto di conservazione è un effetto indiretto, non manifesto, non ufficiale, di una realtà che è molto complessa, molto articolata. Che cosa succede? Beh, io ho analizzato molti progetti, molti programmi nazionali, politiche, eccetera. Normalmente si procede semplicemente trasferendo dei pacchetti preconfezionati, disegnati nell'ambito delle organizzazioni internazionali, vengono applicati a questo e poi si disegnano alcuni progetti, le ONG disegnano particolari progetti, anche molto bene, anche tecnicamente corretti, rispettando in modo formalmente giusto quello che è il logical framework con indicatori che però sono indicatori che semplicemente ci dicono se quello che è stato predeterminato dal committente viene effettivamente realizzato e spesso questo avviene. Però che cosa succede? Succedono che si manifestano sul campo una serie di manifestazioni avverse e che sono legate sostanzialmente, adesso io semplifico in modo estremo, a quello che è un trasferimento di capacità economica, politica, da alcuni ambiti ad altri. E in questo processo, quelle che sono le tradizioni consuetudinarie o alcune dimensioni della pluralità del diritto non sono per niente assolutamente visibili con un approccio formale di ricerca o di analisi e quindi non sono considerate nel piano complessivo e questo determina dei passaggi di potere e delle marginalizzazioni di alcuni gruppi sociali, la marginalizzazione di gruppi consuetudinari, di leader consuetudinari cui sono attribuite importanti funzioni valoriali all'interno della comunità e quello che ahimè accade quasi sempre è una degenerazione dell'ambiente, perdita della mobilità territoriale del gruppo, dove ci sono degli investimenti e quindi non ci si sposta più e quindi un affetto avverso sull'ambiente, ma soprattutto per quello che ho potuto notare quelle che sono modalità che in un determinato contesto sono virtuose e collaudate, saltano in una riorganizzazione senza che si abbia consapevolezza di questo e si riallineano lungo linee moderne che possono essere manipolate da attori politici, populisti o espansionisti e che si riarticolano conformemente con impatti fortemente negativi sul conflitto interetnico, ma anche su attività eversive e terroristiche. Ora, tutto questo come lo cogliamo? Lo cogliamo, se vogliamo, con una impostazione etnografica ad ampio, una visione ampia, e quindi va bene, quale può essere le implicazioni sul campo per noi, per il campo che potrebbero interessarci di più in campo europeo? Ora, non voglio approfondire questo aspetto che verrà approfondito dai miei colleghi, però vorrei avere l'opportunità di citare un paio di cose. La prima è che possiamo fare riferimento a un campo teorico che è ancora in sviluppo, che riguarda il problema della deresponsabilizzazione delle comunità locali e territoriali, delle comunità agricole rispetto al territorio. Noi sappiamo che abbiamo in Europa dei problemi che sono legati al cambiamento climatico, sappiamo che questi devono essere affrontati attraverso delle politiche industriali, attraverso l'economia circolare, certamente. Però altre problematiche, anche queste stesse problematiche, sono fondate su un processo indiscutibile di abbandono del territorio rurale
e di come gli incendi, come le alluvioni, è la deresponsabilizzazione delle comunità locali che porta a questo, e questo non si affronta, ahimè, solo con un piano geologico, con costruzioni, si affronta in relazione alle comunità, e questo è fondamentale, e quindi c'è un bisogno di partire dalla conoscenza di quelli che sono i contesti locali, perché le situazioni sono diverse nelle diverse regioni italiane, nei diversi contesti, ci sono diverse associazioni attive. Come riconosciamo quali sono le associazioni con cui interagire? Quali associazioni possono ingaggiare un processo attivo di costruzione di valori positivi? Quali associazioni possono ingaggiare dei processi che siano virtuosi e evitare dei processi che invece possono avere delle derive negative? E tutto questo come lo facciamo? Beh, lo facciamo, secondo me, secondo la mia visione, una visione anche abbastanza condivisa nel campo dell'antropologia, con quello che è un approccio fortemente partecipativo, in cui gli attori stessi, ma bisogna stare attenti a come li identifichiamo, gli attori stessi sono impegnati in quella che è la costruzione del progetto stesso, in quella che è l'identificazione degli indicatori, in quella che è il monitoraggio e la valutazione del progetto. Cioè ci vuole questo forte processo partecipativo, e che sia però costruito su un contesto specifico. Posso citare per l'Italia il fatto che abbiamo regioni in cui esiste una fortissima, in cui la proprietà collettive sono riconosciute, organizzate, hanno enti di gestione molto efficaci, altre regioni in cui questo non c'è, abbiamo una legge che cerca di uniformare quello che è la situazione nazionale. Poi abbiamo le associazioni degli agricoltori, abbiamo tanti movimenti, tutta una serie di questioni che possono essere valorizzate, che devono partire da un processo dal basso. Allora, so che il tempo, so quello che stai per dirmi, Pina, arrivo velocemente alle mie conclusioni, quindi torno a quelle che sono le questioni introduttive che ho citato. Che cosa ci si può aspettare da un antropologo? Beh, ci si può aspettare che ci aiuti il committente a cogliere quegli elementi sistemici e contestuali che non sono prevedibili al momento della stesura di un progetto o di un programma. E come scegliamo l'antropologo? Beh, abbiamo visto che è fondamentale quello che è il suo apparato teorico nel momento in cui viene scelto. L'antropologia è molto diversificata. Alcuni di noi si occupano di agricoltura, di immigrazione, di sviluppo, è molto articolata. Bene, è importante che l'antropologo che partecipa a un determinato progetto abbia una competenza di settore, oppure una competenza di area geografica, una delle due direi, in modo che possa trasferire con la conoscenza di settore le sue conoscenze pregresse facilmente da un contesto a un altro. Grazie mille Marco per il tuo contributo, e passo la parola appunto a Massimo Bressan, vicepresidente della Società Italiana di Antropologia Applicata e presidente di Iris Ricerche. Allora, io sono tra i tre, diciamo, quello che più ha lavorato in contesto, diciamo, in contesto italiano, europeo, in contesto di fondi strutturali, e che conosce anche alcuni dei presenti. Nicola Orlando, abbiamo lavorato un po' su valutazioni che stiamo facendo in Emilia Romagna, Fabrizio Tenna, anche con lui insomma, abbiamo avuto qualche relazione, Virgilio Buscemi, lavoriamo in molte regioni insieme, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, ciao Virgilio. E qui abbiamo, diciamo con me, proviamo ad entrare su temi più vicini alle politiche di coesione, e al tipo di interventi che andiamo a valutare quando abbiamo, diciamo, un programma operativo regionale o nazionale di fronte a noi. E, anch'io, diciamo, non ho apprezzato l'introduzione di Marco, perché chiaramente sposta un po' la questione
pur restando all'interno di un dominio metodologico, dal piano delle tecniche al piano dell'interpretazione delle teorie. Questo è un elemento importante, anche perché lo sapete, lo sappiamo tutti bene, insomma, lo diceva anche Marco prima, cioè la storia della metodologia della ricerca nelle scienze sociali è veramente molto intrecciata. L'osservazione partecipante nasce in un contesto disciplinare e poi non è che i sociologi non ne sanno nulla, diciamo, così come nel caso anche di temi come gruppi di controllo. Ecco, il gruppo di controllo io l'ho imparato con Adorno, quindi diciamo esiste un contesto di tecniche che penso per esempio all'analisi di rete. L'analisi di rete nasce in un dominio che è quello antropologico e si è poi allargata sempre di più in vari contesti. Quindi non è tanto, secondo me, un problema di tecniche, è un problema di domande, di valutazione, è un problema di quadro logico, è un problema di come riusciamo a condizionare le domande che vengono fatte, ma anche direi da un punto di vista più pragmatico, e questo è un problema che per esempio molti di noi quando hanno a che fare con bandi di gara, con gare d'appalto, con gruppi di lavoro, incontrano molte volte. Cioè, se, come stiamo dicendo, il problema non è tanto un problema di discipline, ma è un problema di costruire un approccio, un ampio approccio alla lettura di problemi come quelli che appunto riguardano più il dominio mio, cioè quelli dello sviluppo, le politiche di coesione, le disparità nello sviluppo regionale, quindi perché alcune regioni hanno sviluppato dei modelli di sviluppo socio-economico inclusivi, molto diciamo più aperti alla collaborazione, no? Per esempio, pensate nei contesti dei GAL, abbiamo GAL che devono costruire un capitale sociale, una dimensione di fiducia, che devono approcciare per esempio un marchio territoriale. Ce ne sono altre dove l'agricoltura multifunzionale, l'idea di collaborazione è molto più diffusa e radicata. Perché ci sono queste differenze? Allora, di fronte a questo tipo di problemi, secondo me, noi troviamo certe volte degli ostacoli che sono semplicemente quelli formulati nelle gare d'appalto, in cui possono entrare per esempio gli statistici, ma non possono entrare i sociologi, possono entrare in alcuni casi, per esempio con Virgilio abbiamo avuto un caso in cui potevano entrare i matematici, ma né io né lui filosofo, io antropologo, potevamo entrare nel gruppo di lavoro, nonostante i suoi 30 anni di esperienza, o forse un po' meno, scusami Virgilio, e i miei 20-25 che abbiamo. Quindi esiste un problema anche strutturale, diciamo così, esiste un problema, diciamo, che noi comprendiamo dal punto di vista del metodo, ma che poi trova qualche ostacolo. Quindi non c'è necessariamente, non è che necessariamente l'antropologo è migliore, diciamo, di uno statistico nell'interpretare alcuni fenomeni, ma neanche viceversa, anche perché sulle tecniche esiste un problema di riduzione della complessità, no? Pensate allo sbandamento che c'è stato intorno al controfattuale, no? Allora, il problema è chiaro che dobbiamo porci un problema di confrontare, di comparare l'evoluzione di modelli di sviluppo in territori diversi, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che ci sono variabili o proprietà, diciamo, più, per parlare più, valori, tendenze, fenomeni che sono difficilmente riducibili in un modello statistico controfattuale. Poi il controfattuale non è solo una questione appunto statistica, quindi esiste questo problema. Faccio un esempio concreto. Per esempio, la recente crisi, diciamo, della GKN a Firenze, Campi Bisenzio, no? Quindi 420 disoccupati da un giorno all'altro,
una proprietà di un'industria che andava bene, insomma, che aveva macchinari moderni, innovativi, che aveva domanda, quindi aveva, diciamo, aveva un potenziale mercato, una proprietà che era una proprietà, diciamo, di un ente finanziario, quindi non di un imprenditore vecchio stampo, e che da un giorno all'altro licenzia tutti perché va in Romania. Allora, per esempio, in questi giorni noi stiamo iniziando un lavoro di valutazione in Romania dove per l'appunto ci chiedono di applicare una tecnica di valutazione, in questo caso una difference in difference, che è, diciamo, che segue uno dei modelli che la Commissione propone. Di recente c'è stato un documento della Commissione che si chiama Cross Regional Sequential Difference in Difference, quindi una difference in difference un po' sofisticata, che però comunque si misura su indicatori di risultato, cioè su grandi fenomeni, diciamo, che cerca di misurare, direbbero loro, noi magari non diremmo mai misurare. E per esempio, cosa accade quando io trovo, per esempio, che ho un saldo negativo di 420 occupati in Toscana e uno positivo magari di 1000 in Romania? E che magari la difference in difference mi registra come fenomeno positivo in questi indicatori, ma questo saldo positivo in Romania non ha nulla a che vedere con i fondi strutturali che sono stati attuati in Romania. Dipende da logiche globali, da meccanismi, diciamo, che governano le decisioni di enti finanziari, che, come nel caso del fondo proprietario della GKN, sta a Londra, e che si rilocalizzano per motivazioni che, diciamo, possono essere parallele a quelle delle politiche strutturali che sono state finanziate in Romania, ma molto probabilmente non hanno nulla a che fare. Allora, qui non è tanto una questione, naturalmente, di, diciamo, che riguarda aver presente quando applichiamo alcuni metodi. Se il committente mi chiede questa tecnica, molto probabilmente io la applico. Ma nell'applicare questa tecnica bisogna, e magari questa, scusate, un'ulteriore parentesi, e magari questa, che è importante però, perché naturalmente riguarda anche la presenza sul campo della valutazione. Probabilmente questa domanda mi viene fatta perché magari quel dirigente in particolare pensa che adottando per primo o tra i primi una tecnica suggerita dalla Commissione, che magari poi ha tutto un sistema di peer review nella commissione stessa. Tutto questo gli può essere utile per una passione personale, per una prospettiva di carriera, eccetera, eccetera. Allora, la nostra presenza come valutatori di programmi deve essere, ed è molto spesso lo è, insomma, soprattutto in un contesto come questo, dove c'è una consapevolezza del ruolo del valutatore, deve essere appunto consapevole di questi meccanismi. Ma deve anche cercare di, come dire, di far passare una prospettiva critica rispetto a queste tecniche, a questi modelli di lettura di fenomeni complessi che riguardano lo sviluppo. E quindi cercare di interagire su un piano che intreccia dinamiche locali e processi di scala globale, che implicano, diciamo, interessi di carattere finanziario, interessi macro, diciamo, che attraversano regioni e luoghi. Ora, per esempio, un altro caso, diciamo, interessante che riguarda sempre temi legati alla crisi. Ecco, la crisi è, stando su un piano appunto più teorico, è un tema che gli antropologi hanno studiato anche in Italia da molto tempo. Pensate per esempio al concetto della crisi della presenza di De Martino, che è un tema, che è un concetto che ha una portata molto rilevante anche per il nostro lavoro. Pensiamo per esempio a cosa accade, a cosa è accaduto in molti sistemi locali italiani quando, diciamo, fenomeni di carattere di natura globale sono intervenuti in contesti quali quelli dei distretti industriali, per esempio, che hanno modificato la catena della subfornitura di molti segmenti dell'industria manifatturiera italiana, quindi spostando l'approvvigionamento da luoghi e territori vicini a luoghi molto lontani, quindi distruggendo completamente, diciamo, sistemi locali di subfornitura.
Allora, lì è accaduto qualcosa di molto simile a quello che De Martino osservava quando parlava di crisi della presenza. Anche lui osservava sistemi locali del Sud Italia nel momento in cui avvenivano dei cambiamenti importanti nei modelli produttivi nazionali e regionali, no? Quando iniziava diciamo, uno start-up industriale, un take-off, anzi un decollo di un sistema di produzione industriale che scardinava completamente modelli sociali e produttivi su scala locale. Allora, molti antropologi hanno poi studiato questi fenomeni, cioè cosa accade quando la crisi interviene in sistemi produttivi locali, come per esempio Susana Naroski, che è un'antropologa spagnola, per esempio, ha lavorato molto su, diciamo, per esempio, città spagnole dove avevano un sistema di cantieri navali molto, molto sviluppato, che poi si sono rilocalizzati anche questi in Asia, in Corea, in Cina, eccetera, e hanno completamente, distrutto un sistema sociale ed economico locale. Oppure anche un gruppo di antropologi italiani, per esempio Simone Ghezzi e anche la mia collega napoletana, che adesso cerco velocemente il nome, che è Fulvia D'Aloisio, ecco, mi stavo dimenticando, Fulvia D'Aloisio, che hanno studiato per esempio Melfi o hanno studiato distretti industriali, per esempio quello della Brianza, eccetera. Hanno lavorato recentemente sull'antropologia della crisi, e cioè sugli effetti, sull'impatto sui gruppi, oltre che sulle persone, sui gruppi che sono appunto il nostro principale oggetto di osservazione, e quali sono i meccanismi, quali sono, diciamo, quali sono gli effetti sui comportamenti dei gruppi. Per esempio, una cosa molto interessante che è accaduta anche a Firenze, come nel caso della GKN, è come le crisi possono riattivare dei meccanismi diciamo di fiducia collettiva, di collaborazione. Nel caso delle città spagnole, per esempio, Naroski evidenziava come la crisi avesse avuto un effetto di coesione all'interno di gruppi o di classi, come magari si chiamavano prima, quando queste città erano fortemente industriali, e con la nascita di associazioni, di gruppo di aiuto reciproco. O nel caso di Firenze, che accade anche nel caso, diciamo, della GKN, grandi manifestazioni, 25.000 persone che marciano insieme, meccanismi di sostegno, di approvvigionamento alimentare, di sostegno, di supporto, alle famiglie e così via. Quindi, ecco, da questo tipo di studi che non nascono necessariamente in ambiti di valutazione. Però noi possiamo trovare delle chiavi interpretative, dei concetti molto utili che possono essere applicati anche attraverso tecniche che conosciamo, tecniche che sono esistenti, perché è chiaro che anche per noi antropologi non esiste, diciamo, una via unica nello svolgimento della ricerca. Tecniche, diciamo, come quella dell'osservazione, che sono quasi sempre presenti, si affiancano a indagini di vario tipo che possono essere fatte attraverso interviste semistrutturate e anche l'analisi dei dati, assolutamente, soprattutto in contesti, diciamo, di politiche di sviluppo, sono diciamo, percorsi che sicuramente vengono utilizzati. Quindi il problema, secondo me, sta nella complessità della domanda, diciamo così. Noi dobbiamo essere capaci di interagire sul piano della domanda di valutazione, fin dall'inizio, di renderla più complessa. Non è chiaramente semplice, ci sono molte costrizioni che sono, a parte quelle, diciamo, delle barriere all'ingresso, no? Di certe professionalità all'interno dei gruppi di lavoro, ma poi ci sono nei contesti operativi, nei rapporti con le regioni, con i ministeri, ci sono naturalmente poi molti altri elementi che ostacolano questo tipo di complessità di costruzione di complessità nelle domande di valutazione, nei gruppi di lavoro e nei modelli interpretativi, che sono legate naturalmente a tempi, diciamo alla priorità della spesa, a tutti questi meccanismi con i quali bisogna naturalmente interagire.
Grazie mille Massimo, perché hai alzato il livello anche di analisi, no? Che è partito anche rispetto alla sessione che avete proposto dai metodi e dalle tecniche, e di fatto siamo arrivati un po' anche a ritornare sulle domande sul rapporto col committente, no? I valutatori ci troviamo all'interno di un mercato, no? Che è finanziato e sul quale spesso abbiamo delle cornici, no? Che pongono, come tu dicevi prima, la presenza di alcuni, come posso dire, professionisti rispetto ad altri, lo statistico invece che il sociologo, l'antropologo. E questo ha a che fare da una parte con in che modo noi riusciamo a condividere la cultura della valutazione, cioè istruire un po' il committente rispetto all'uso che ne può fare senza forse intervenire troppo sui metodi e sugli approcci, no? Che è un po' forse il mestiere di chi fa la valutazione, non di chi la commissiona, mi sentirei di dire, ma poi sentiamo gli altri, diciamo, colleghi ovviamente. E dall'altra parte l'idea che, pur rispettando sicuramente le teorie, gli approcci, la letteratura valutativa, il disegno di valutazione è molto disartoriale, cioè di comprendere in quel contesto, in quella politica, in quel settore, qual è la valutazione, quali sono gli approcci, quali sono le tecniche, no? È come se invece a volte partiamo dall'opposto, cioè ci si individuano, dobbiamo applicare alcune cose per capire che cosa farne, in quale contesto. Quindi ti ringrazio, poi ovviamente questo sarà anche, come posso dire, elementi che chiederemo agli altri relatori presenti di discutere. E io a questo punto parola a Massimo. Vorrei fare un intervento diviso in tre parti, le cose già dette a quanto è stato già toccato da Marco e da Massimo prima di me, e vorrei trattare in particolare del rapporto tra analisi quantitativa e qualitativa e sviluppare un po' questo tema dell'etnografia e della valutazione in una prospettiva antropologica. Poi vorrei parlare dell'apprendimento istituzionale, il tema del learning, che mi sembra che sia emerso anche in altri panel di questo congresso. E concluderei parlando dei livelli analitici della valutazione e delle sfide che questi livelli pongono all'antropologia. Il tutto in poco tempo e cercherò di rispettarlo. Cominciamo dall'analisi quantitativa e qualitativa. Molto è già stato detto. Sia Massimo che Marco hanno parlato di alcune tecniche, hanno fatto riferimento ai temi dell'osservazione. L'etnografia, come si è detto, non è patrimonio esclusivo dell'antropologia. I metodi di analisi qualitativa sono ormai sviluppati anche in molte altre scienze sociali. Quindi che cosa resta? Perché è importante un approccio antropologico? Io penso che è molto importante tenere conto della capacità dell'antropologia di cogliere quanto istituzioni informali e norme sociali siano imbricate, radicate. O incastonate, queste sono le traduzioni del termine embeddedness, all'interno di dinamiche di potere. Quindi, quando noi valutiamo un progetto, dobbiamo essere consapevoli di queste dinamiche di potere. La dimensione critica, l'approccio critico che propone l'antropologia le tiene costantemente presenti. Avete sentito quanto ha detto Marco a proposito del rapporto tra leadership e anche tra. Il rapporto conflittuale tra differenti ordinamenti legali, tradizionali, consuetudinari rispetto a quelli formali. Ieri, in un panel promosso dal gruppo di valutazione su antropologia, su valutazione della cooperazione internazionale, che ha parlato anche di questioni antropologiche, si è parlato molto del rapporto tra rappresentazioni e pratiche del cambiamento. La teoria del cambiamento, che è uno dei temi più prevalenti nella definizione dei disegni di progetto da parte delle agenzie della cooperazione internazionale, penso soprattutto a quelle influenzate dalla letteratura anglosassone, quindi il DFID inglese, i nordici e gli statunitensi. Queste teorie del cambiamento che sono alla base sia del disegno che del monitoraggio e della valutazione, sono state messe in discussione ieri da un
da un'organizzazione che si occupa di cooperazione allo sviluppo, contrapponendo il tema delle pratiche del cambiamento. Quindi qui troviamo una tipica questione affrontata in antropologia, cioè il gap, la distanza tra le rappresentazioni e le pratiche, che rende in effetti urgente priorità delle assunzioni e delle logiche dell'azione sia di chi disegna un progetto, sia di chi lo gestisce, sia di chi lo realizza e mi sentirei di dire anche sia di chi lo valuta. Quindi mettere in evidenza queste logiche è un contributo particolare che può venire dall'antropologia. E la stessa definizione degli indicatori, che nella loro, adesso non vorrei richiamarmi a un panel che non ho seguito, quello con gli statistici, però colgo la provocazione che hai lanciato tu fino all'inizio, con questo riferimento al metodo mischiato. Beh, la critica degli indicatori, che è un elemento che arriva dall'antropologia in maniera evidente, si può consumare, direi, su due elementi diversi. Il primo è quello della disaggregazione. La disaggregazione dei dati che viene spesso richiesta nelle valutazioni si misura con l'assenza spesso di queste informazioni disaggregate e quindi con una difficoltà a rendere conto di una complessità nonostante ci sia una richiesta nei termini di riferimento che vengono preparati per i valutatori. L'altro elemento di critica degli indicatori riguarda la diversità, perché gli indicatori sono sia una misura della diversità, potremmo dire, ma presentano anche problemi di diversità nelle misure. Pensiamo ad esempio alla misurazione delle percezioni rispetto a quella delle esperienze. No? Questi indicatori che spesso sono tacciati di essere meno oggettivi, meno obiettivi, meno scientifici, diciamo così, di altri tipi di indicatori. Questo ci richiede di ripensare la metrica della valutazione. In riferimento alla valutazione partecipativa di Marco è importante perché riguarda anche non solo la metrica della valutazione, ma chi misura e dovremo chiederci se effettivamente alcune misure sono legittime nel momento in cui non vengono coinvolti, anche con tutta la mancanza di precisione o di scientificità di misurazione, e alcuni soggetti che invece dovrebbero in realtà misurare, perché l'attività di valutazione partecipativa richiede anche questo tipo di coinvolgimento. Secondo punto che volevo trattare è quello dell'apprendimento istituzionale. Altro tema che è stato toccato anche, che cosa può apportare l'antropologia? Io credo che il patrimonio principale sia quello della riflessività. Avete sentito, sia Massimo che Marco hanno fatto riferimento al tema delle critiche, la critica dei punti di partenza dei committenti è un aspetto importante. Mi coinvolge direttamente perché io ho svolto nella mia vita professionale la funzione di valutatore che quella di committente. In questo momento lavoro in un organismo nel quale mi viene richiesto dai donatori che danno finanziamenti a International Idea di fare più valutazioni nel campo dell'assistenza ai processi di democratizzazione. E questo pone dei grossi problemi perché è molto difficile l'attribuzione del cambiamento all'attività dell'organismo nel quale lavoro. E ritengo che sia lo stesso, francamente, anche nel caso in cui ci siano interventi di carattere infrastrutturale che apparirebbero superficialmente più semplici nel definire delle catene di attribuzioni, delle catene di causalità. Ora, questo vuol dire che per l'apprendimento istituzionale la riflessività può svolgere una funzione costruttiva nel momento in cui si focalizza sulla cultura amministrativa delle burocrazie complesse che commissionano le valutazioni o che dovrebbero farne uso.
e sottolineo soprattutto questo elemento perché spesso la commissione della valutazione diventa, come si è detto nel panel di ieri sulla cooperazione allo sviluppo, un problema di rispetto di norme, di procedure che sono definite dai donatori e non un'esigenza sentita da una istituzione o da un'organizzazione che voglia apprendere. Questo che vuol dire? Che le procedure di programmazione non cambiano, non vengono, parlando di nuovo di distanza tra teorie e pratiche del cambiamento, le procedure di programmazione non vengono messe in discussione dal volume delle valutazioni esistenti. Per questo, ad esempio, ieri il presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione, Gabriele Etomei, nel suo indirizzo di saluto al termine del panel, ha detto giustamente che sarebbe opportuno raccogliere un repertorio delle valutazioni del Ministero degli Affari Esteri in materia di cooperazione allo sviluppo, e vi assicuro che una delle principali carenze che esistono nei donatori che finanziano progetti di cooperazione allo sviluppo è esattamente la memoria storica e istituzionale delle lezioni che vengono non da una valutazione di progetto, ma da un insieme di valutazioni. Quindi c'è questo problema della memoria, del repertorio. Gli antropologi, sempre in tema di apprendimento istituzionale, possono all'interno di team multidisciplinari svolgere anche un'altra funzione, che è quella della comunicazione efficace. E gli antropologi hanno professionalmente un'attitudine a tradurre, anche se questa traduzione può apparire a volte più evidente se legata a contesti esotici dove c'è una forte distanza tra la cultura di appartenenza e quella delle società nelle quali si opera. In realtà ci sono problemi grossi di comunicazione anche all'interno delle culture di appartenenza dei valutatori che realizzano queste valutazioni in contesti di sviluppo locale, ad esempio in ambito europeo o italiano. Un altro aspetto importante che emerge grazie all'analisi antropologica è la possibilità, come dicevo prima, attraverso l'analisi delle logiche di azione, di individuare le tattiche messe in atto dagli attori coinvolti nella programmazione. Tattiche che spesso hanno a che fare con la necessità di adattarsi a sistemi amministrativo-burocratici estremamente rigidi. E quindi queste tattiche che, parliamoci chiaro, sono esigenze inevitabili. Massimo Bressan ha fatto riferimento alla questione dei tempi, è stato molto diplomatico, ma credo che a questo facesse riferimento. Se la valutazione mette in evidenza la necessità di ripensare o ricalibrare un intervento, questo pone degli enormi problemi a delle burocrazie che devono coinvolgere in questo processo sistemi, dipartimenti, responsabilità amministrative di ordine differente, e spesso assistiamo a delle tattiche da parte degli attori che cerchino di adattare le iniziative di progetto, se si tratta di un'iniziativa valutata in itinere, senza deragliare troppo dal percorso amministrativo che porterebbe a un blocco o una chiusura addirittura del progetto. Questo mi fa pensare alla possibilità dell'analisi antropologica anche per analizzare i termini di flessibilità e di rigidità nelle decisioni amministrative che sottostanno alla definizione, all'attuazione dei progetti. Ultimo punto, dicendo che l'analisi delle esperienze e delle pratiche alla quale aveva fatto riferimento ieri Tomei parlando del repertorio delle valutazioni, è una cosa che dovrebbe diventare un'attività corrente di tutte queste organizzazioni che commissionano le valutazioni. Uno degli spunti più recenti a cui sono stato esposto anch'io è quella metodologia chiamata outcome harvesting, che cerca di trarre l'analisi sia del conseguimento sia del mancato conseguimento dei risultati delle lezioni per incidere poi su nuovi cicli di programmazione. Due parole in conclusione sui livelli analitici della valutazione, che sono, come dicevo, una vera e propria sfida per l'antropologia.
Qui ci siamo mossi, come avete sentito, da una dimensione di valutazione antropologica di progetti a una di programmi e a una di politiche. E qui ci troviamo di fronte a tre differenti livelli analitici. Il livello del progetto lo potremmo definire come un livello di analisi micro, quello dei programmi, un'analisi a livello meso, e poi le macroanalisi delle politiche. Gli antropologi sono stati sempre associati principalmente con il primo livello, l'analisi a livello di area, in un territorio circoscritto, con una chiara comunità di riferimento. Ma anche questa è un'immagine romantica e superata, perché sempre di più, abbiamo sentito anche sia da Marco che da Massimo, c'è un tentativo e una esperienza nell'intervento a livello di programmi, che possono essere programmi di carattere settoriale o tematico. Quello che gli antropologi possono fornire come contributo specifico di carattere metodologico è l'attitudine alla comparazione, la capacità di fare un'analisi comparativa che continui a mantenere un'importanza del contesto, ma nello stesso tempo fornisca delle indicazioni di carattere generale. Resta però ancora da sviluppare una maggiore competenza nel campo della valutazione delle politiche. Qui individuo due aree di possibile sinergia, che sono quelle dell'antropologia delle policies e l'antropologia delle istituzioni. L'antropologia delle policies mette al cuore della sua analisi critica i modelli e i cicli di elaborazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, mentre l'antropologia delle istituzioni mette al cuore della sua analisi la critica di quello che dicevo prima, cioè la cultura istituzionale e le norme, sia formali che informali, che regolano il funzionamento delle burocrazie. Concluderei qui, grazie. E anche qui mi permetto, prima di diciamo lasciare la parola prima ancora dei colleghi Aiva, agli altri presenti per eventuali domande o commenti, ad un pensiero, no, che forse ha attraversato anche persone che sono presenti qui. Parliamo un po' la stessa lingua, cioè i temi da te trattati fanno riferimento ad esempio a un concetto che abbiamo affrontato più volte, che è quello della, diciamo, della coesistenza, della flessibilità, del valore, degli usi, dell'analisi dei contesti con il rigore del metodo, no? E poi nel rigore del metodo esistono tanti tipi di aspetti, approcci, elementi che sono figli però della capacità di saper, diciamo, complessivamente essere capaci di interrogarci, di capire se siamo sul livello di politiche, di programmi, di progetti, ad esempio, che su cui diciamo vedo delle criticità non soltanto nel campo della valutazione, ad esempio, ma nel campo più ampio delle pratiche applicative. Immaginiamo quello che sta succedendo ad esempio adesso su tutta la fase della coprogrammazione e coprogettazione, che sulla quale spesso si interviene e si confondono i due termini, no? E su questo c'è stato anche un grande richiamo all'interno dei vari maestri, presidenti e soci di AIV sulla necessità di pensare alla valutazione come una valutazione che intervenga anche, sappia comunicare e dare indicazioni alle politiche e ai programmi, non si limiti appunto ai progetti. Diciamo un'altra cosa che ho visto molto vicino alle problematiche che incontriamo quotidianamente la pratica valutativa, appunto, è quella dell'attribuzione causale. Su questo c'è stato un grande dibattito, soprattutto sulla quale AIV si era espressa 2 o 3 anni fa, quando all'interno di un fondo nazionale fu richiesta, ad esempio, obbligatoriamente la valutazione d'impatto con metodo controfattuale, no? E ci fu una riflessione interna ad AIV, no? Relativamente al fatto del capire qual è il compito, no? di un committente, qual è la domanda di valutazione e qual è il disegno di valutazione più adeguato. Virgilio, penso che voglia intervenire. Sì, grazie Pina, buongiorno, grazie. In realtà non volevo fare una domanda, volevo fare un intervento, una considerazione. Intanto grazie ai colleghi, perché insomma le cose che hanno detto sono tutte molto interessanti da diversi punti di vista. E volevo fare una considerazione perché io prima di questa sessione ho partecipato alla sessione parallela
diciamo, di incontro con l'Associazione Italiana degli Statistici. Ed è molto interessante questo passaggio da questi due mondi. Devo dire, è molto utile, e, insomma, grazie anche a Gabriele che si sta impegnando in questa attività di coordinamento, di lavoro insieme, di visione comune con le altre associazioni, mi sembra, e anche appunto sia gli antropologi, gli statistici, mi sembra abbiano, stiano partecipando un grande entusiasmo a questa iniziativa, e secondo me come valutatore è un processo molto arricchente che ci fa vedere appunto punti di vista diversi. Volevo fare una riflessione molto interessante perché, come dire, io chiaramente forse anche per formazione mi sento più a mio agio con gli antropologi che con gli statistici, anche se, come dire, sono appassionato di statistica, di demografia, così a livello personale, quindi insomma sono temi che mi appassionano. Però era molto interessante come gli statistici, si è molto parlato anche di, come dire, del fatto che il dato, che i dati, i big data da soli sono, non ci dicono nulla, quindi bisogna in qualche modo, in qualche modo interpretarli, in qualche modo cercare di ricostruire il senso dei fenomeni, e invece gli antropologi ci dicono che bisogna, come dire, basare le riflessioni qualitative sul rigore metodologico. Appunto Massimo Bressan ha citato come dire, la difference indifference, di, e quindi la controfattuale, quindi comunque è molto interessante questa commistione, perché è solo così, secondo me, che riusciamo ad avere una vera comprensione dei fenomeni, e quindi a poter essere utili nei nostri contributi valutativi, e quindi ad avere quella visione olistica che appunto mi pare citasse si è citata nel primo intervento. E volevo, come dire, solo darvi uno spunto. Io sono stato la settimana scorsa a Porto alla nona conferenza annuale sulla valutazione nella politica di coesione, che, come dire, questi eventi sono sempre un po' complicati perché appunto c'è anche un po' di burocrazia, c'è tanta gente, ci sono i commissari europei, ci sono i ministri, quindi insomma non sempre è facile si riesce a parlare di metodi e a scambiare considerazioni utili. Però volevo riportarvi una cosa che è stata detta da Eliot Stern, che penso quasi tutti conosciate, che ha detto una cosa, secondo me, molto interessante, proprio perché appunto, come sapete, la Commissione spesso spinge per avere, come dire, una visione uniforme in tutti i paesi per i metodi quantitativi, perché chiaramente è più facile fare le somme quando ho i numeri, e quindi quando lavoro sulle quantità invece che quando lavoro sulle qualità. Però Eliot Stern diceva, a me piace non tanto quando non mi piace soltanto quando si applicano i metodi controfattuali, ma quando si pensa in una direzione, in un modo controfattuale, nel senso che non è tanto l'applicazione rigorosa del metodo, quando avere l'impostazione che consente di verificare appunto qual è l'impatto netto, quindi non sono i numeri o soltanto i numeri che ci dicono questo. Quindi lui diceva, non ci fissiamo sull'applicazione rigorosa di metodi complicatissimi, ma cerchiamo di sforzarci di pensare verso un'impostazione controfattuale piuttosto che verso la teoria del cambiamento. Cioè è importante avere un approccio che appunto consenta di interpretare i fenomeni non soltanto nel rigore e l'applicazione del metodo. E appunto mi sembra molto interessante, ascoltando sia gli statistici che gli antropologi, questa cosa emerge da entrambi i lati, e quindi è molto bello, e forse noi come Associazione Italiana di Valutazione possiamo essere anche il punto di equilibrio, perché noi siamo multidisciplinare per statuto, per natura, no? E quindi siamo proprio il luogo di incontro, e quindi è molto bello che le altre associazioni possano partecipare con noi a questo rafforzamento delle competenze, della visione e supporto, direi, anche alle politiche pubbliche in questo momento che è così importante. Grazie mille al filosofo Virgilio Buscemi, giusto per citare un altro tipo di studi. Vuole qualcun altro vuole intervenire in questa fase? Forse la voleva alzare Donatella Poliandri, ma tocca a te, Donatella, quindi io ti darei la parola.
Tornerò in realtà a discutere di tecniche, lo so che siamo andati a parlare di teoria, ma anche come scusa per capire con voi, soprattutto con i nostri, diciamo, interlocutori, alcuni aspetti, e alcuni dubbi che mi sono sorti nella costruzione di un contesto naturale, diciamo così, e di che cosa è stato naturale o innaturale nel momento appunto pandemico con l'utilizzo appunto dell'approccio etnografico. Ecco, diciamo, la finalità, di questa esperienza, che vuole appunto essere un esempio attraverso cui guardare per poter discutere di questi aspetti, aveva tra i tanti obiettivi quelli di valutare la qualità di percorsi formativi e di supporto delle scuole a sostegno delle attività di autovalutazione. Noi chiaramente siamo ricorsi all'approccio etnografico e tutte le tecniche che variamente, diciamo, afferiscono. Io mi sento appunto un elefante in mezzo ai cristalli in questo momento, comunque a tutte le tecniche che afferiscono chiaramente all'etnografia, anche perché appunto noi saremmo entrati, siamo entrati a scuola e quindi l'obiettivo era proprio quello di analizzare situazioni relazionali e sociali, di fatto la vita di un gruppo, cioè degli insegnanti che in quel momento erano in formazione. Chiaramente noi come obiettivo cognitivo avevamo l'idea di prediligere la ricostruzione delle reazioni appunto a un intervento che è stato condotto di formazione. Quindi, come dire, la ricostruzione del significato di questo intervento, così come vissuto per l'appunto dal gruppo di insegnanti in formazione, che come dire, in qualche modo presupponeva anche delle differenze fra il punto di vista interno, il punto di vista esterno e anche fra i diversi punti di vista interni, anche perché appunto si svolge all'interno di un contesto chiuso e o delimitato come quello di un'istituzione scolastica. Ora, però, che sia chiaro che se noi guardiamo alle tecniche qualitative, appunto, quindi perché c'era la necessità, come avete visto chiaramente, di tenere viva come dire, l'attenzione. E quindi era necessario costruire delle slide che riportassero continuamente i soggetti a ricordare quali erano gli stimoli proposti. C'era uno stile di moderazione che inevitabilmente è stato più diretto e strutturato rispetto invece ai gruppi faccia a faccia. Era necessaria una continua e frequente ricapitolazione dei punti di vista espressi che potevano anche sfuggire, diciamo, al moderatore e che erano puntualmente riproposti da parte delle altre due persone che in qualche modo, oltre appunto a chi aveva il ruolo di conduttore e di osservatore, gestivano e avevano funzioni di co-osservazione e gestione tecnica organizzativa di tutta la riunione. Oltre che, come dire, anche in qualche modo la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti che dessero il senso comunque della partecipazione, quale ad esempio ci siamo inventati una foto finale di gruppo, piuttosto che ad esempio invece la capacità di usare contemporaneamente uno strumento di rilevazione del discorso e quindi di analisi fondamentalmente testuale immediato che permettesse di ricostruire e individuare le parole chiave emergenti da parte del focus group. Insomma, ci siamo resi conto che c'era un tema di difficoltà complessiva di gestione per ricostruire chiaramente il contesto naturale a cui chiaramente noi cercavamo di fare riferimento. Non vi dico, insomma, hanno partecipato 139 appunto persone nel complesso. Vado molto velocemente ad altri aspetti che mi sembrava rilevante portare appunto come portato conoscitivo a questa nostra riflessione. Chiaramente abbiamo individuato la possibilità di avere dei punti di forza. Banalmente, come dire, c'è una necessità e un impegno che se come dire, ritenuto alto o comunque se tenuto alto con l'utilizzo di queste strumentazioni permettono di essere ancora più concentrati cognitivamente da parte del soggetto, diciamo, rispondente in qualche modo. Al contempo però è chiaro, e quindi diciamo la caduta delle videocamere, fra virgolette, non abbiamo quasi mai avuta, quindi erano sempre piuttosto coinvolti, quindi c'è una scelta maggiore di partecipazione a questo progetto e anche a questi processi. È anche vero che nel momento in cui chiudo la telecamera, ovviamente quella dispersione cognitiva di cui parlavo prima è molto più probabile. Contemporaneamente posso seguire anche, come dire, una partecipazione in mobilità, che però rappresenta anche una minaccia, cioè il contesto
del luogo, informazione chiaramente in qualche modo si disgrega in qualche forma. Chiaramente in generale c'è stato un apprezzamento e una positività, anche perché vi ricordo che alcune di queste istituzioni scolastiche in parte erano chiuse, erano in DAD, e quindi strumento di questo natura. È chiaro che abbiamo imparato ad utilizzare anche più rapide rispetto ad esempio alla classica sbobinatura, piuttosto che a un successivo ascolto, proprio perché l'utilizzo di raccolta di informazione e di individuazione di ha permesso immediatamente di dare almeno una prima restituzione al gruppo appunto che stava partecipando al percorso di lavoro. Contemporaneamente però le numerosità normalmente proposte, diciamo 12-13 persone intorno a fino a un massimo di 14 focus group, è risultata essere rispetto allo spazio domestico, quindi chiaramente ci sono stati problemi rispetto alla riservatezza riguardo allo spazio domestico, chiaramente si sono poste delle problematiche appunto anche dal punto di vista dell'utilizzo di questi strumenti, ad esempio la larghezza della banda di connessione, svariati in tecnici e in qualche modo a nostro avviso, anche leggendo appunto quanto dice Borg, vaghezza, la diversità, sono andata molto veloce per stare nei tempi e però ci tenevo appunto a presentare appunto in qualche modo a quanto è stato detto precedentemente, perché secondo me il tema della tecnica è vero che è rilevante il tema della teoria, ma come ci riporta invece alle tematiche che afferiscono invece alla possibilità di comprendere più a fondo quali sono gli strumenti che andremo ad utilizzare. Come vi dicevo, anche i visiting, non direttamente da noi, ma dai nostri operatori economici, sono stati condotti in modalità virtuale. Ecco, a mio avviso, interrogarci sull'utilizzo dell'approccio etnografico in valutazione e chiaramente, come dire, la presenza degli antropologi è molto interessante perché descrive un contesto rispetto al quale, a nostro avviso, ci deve essere, io posso porre soltanto delle domande, ma non ho in questo momento le Chiedere a Francesca che sei penso la prima, insomma, lasciamo Gabriele per ultimo in questa prima parte, quanto rispetto ai contributi che sono stati dati fino ad ora, sono stati, li abbiamo sperimentati, li hai sperimentati la tua pratica valutativa anche a livello locale. Però prima di darti la parola, vedo la mano alzata di Fabrizio Tenna, quindi mi scuso. Fabrizio, prego. Io ho una riflessione più che altro rispetto a quello che ho sentito e devo dire, avendo fatto parte anche della sessione della statistica, diciamo la differenza più importante che ho sentito è che si è parlato, no, di cosa si osserva, no? Non solo si è parlato di tecniche e di questioni e di problemi di natura meteorologica, ma si è parlato di che cosa si osserva, no? Quindi io penso che questo debba essere un punto centrale che dovremmo porci come associazione, perché il nostro compito non è semplicemente quello di fare in modo tale che la cultura si diffonda, che i practitioner acquisiscono sempre più competenze, no, rispetto alla complessità dei fenomeni che dobbiamo studiare, ma che si arrivi anche a un punto di, come dire, di sintesi, no, su diversi temi, in cui iniziamo a dire anche qualcosa, no? Iniziare a dire rispetto a quelle che sono le questioni che osserviamo dal punto di vista micro, dal punto di vista meso, e per arrivare poi a un punto di vista macro, perché poi ognuno di noi nella nostra pratica ci rendiamo conto spesso a livello micro,
di quello che i conflitti generano, partendo dal livello politico, a livello meso-regionale, a livello micro-comunale, come cornice nella quale il valutatore va a confrontarsi. Quindi i conflitti in qualche modo generano necessità di mettere a fuoco cosa producono in termini di scarsità di risorse, se si pensa alla situazione dei comuni italiani e della contrazione della spesa pubblica e delle disponibilità che hanno, cosa vuol dire rispetto alle rappresentanze territoriali, al ruolo che svolgono le rappresentanze territoriali all'interno di processi di programmazione locale. Sono tutti, come dire, interrogativi che possono essere messi da parte. No, se noi ci concentriamo su quello che producono le tecniche e come affinare meglio il nostro modo di operare. Sicuramente, ecco, dal mio punto di vista, un aspetto centrale è la concettualizzazione. Nella concettualizzazione del fenomeno, nonostante in valutazione ci siano, come dire, fiori e fiori di contributi che prendono spunto da delle discipline più diverse, noi dobbiamo, secondo me, porre l'attenzione su una questione che, almeno io la vedo in maniera chiara, che si sta correndo il rischio che la valutazione diventi tecnicismo, che la valutazione diventi una pretesa di offrire significati ai decisori politici, quando in realtà si stanno dando solo significanti. E quindi io penso che noi dovremmo cercare di approfittare di questa unione di forze fra associazioni per cercare di affrontare questo aspetto, insomma, no? Quando sentivo parlare dal punto di vista antropologico di critica alle istituzioni, no? C'è il concetto di critica, che non vuol dire, come dire, polemica, vuol dire affrontare sulla base di quello che si osserva cosa ad esempio i conflitti generano nella delivery delle policy, no? E nel generare i cambiamenti che le policy si attendono di osservare sul territorio. Grazie Fabrizio, questo tuo intervento ci pone rispetto a un futuro di lavoro, no? Che si rilancia, no? Perché è appena avviato. Io darei la parola adesso a Francesca, poi a Gabriele. Ovviamente se qualcun altro vuole intervenire, questo è un momento appunto di reazione di tutti i soci, quindi noi abbiamo diciamo, codificato degli interventi, ma ben venga che diciamo, le riflessioni portate fino a questo momento possono invece catalizzare altri contributi come già è stato fatto. Prego Francesca. Grazie Pina, grazie a tutti voi. Allora io non ho le slide, quindi diciamo che rispetto a Donatella sono stata un po' più indisciplinata, perché quando abbiamo iniziato a parlare, a confrontarci con gli antropologi, insomma ho avuto la fortuna ecco, di seguire un po' in prima battuta questo tavolo, questo panel, la domanda proprio dalla quale siamo partite è appunto qual è l'anello di congiunzione, qual è il punto di congiunzione tra la valutazione e l'antropologia. E questa è una grande opportunità che noi abbiamo, oltre perché appunto è la prima volta che qui all'interno del nostro congresso abbiamo questo importante contributo. E quindi abbiamo strutturato un po' tutto il nostro lavoro su quale appunto fosse questo anello di congiunzione. Credo che oggi, con tutti questi interventi, abbiamo toccato molti punti e molti aspetti. In particolare io vorrei fare leva su due dimensioni importanti, che uno appunto è come anello di congiunzione, che è il confronto tra la dimensione osservativa e sulla riflessività, che sono due aspetti che noi dobbiamo considerare in questo dialogo, in questo sono stati già citati insomma dai relatori precedentemente, che trovano per noi valutatori, che trovano per noi non come categoria, anche a prescindere, ma proprio come ricercatori, trovano poi riscontro quando facciamo ricerca empirica sul territorio. Dal punto di vista operativo, io vorrei portare a voi un'esperienza proprio
concreta, insomma, di come magari la visione, la lente di ingrandimento che ci può dare l'antropologia può essere per noi un punto di osservazione molto forte per restituire poi una valutazione riflessiva, che sono ad esempio i bandi che sono in questo momento sotto oggetto, insomma, di valutazione e di osservazione, che l'impresa sociale con i bambini ha appunto... insomma, stanziato, appunto finanziato per la comunità educante, per il recupero della comunità educante, potenziamento. E in questo caso abbiamo avuto proprio la fortuna, io nello specifico, di poter lavorare su un'area che è stata un po' la più difficile rispetto ad altri bandi che ci sono stati, come quello delle aree terremotate. Quale punto di congiunzione, quale maggior punto di osservazione, se non proprio quello di osservare, di scoprire che cosa capita sul territorio, con una lente comunque differente dal punto di vista anche metodologico, perché quello che a noi ci è stato chiesto, quello che ci viene chiesto, no, dall'impresa sociale, è proprio quello di osservare il contesto territoriale in un contesto comunque difficile nel suo, per tanti aspetti causati appunto dagli eventi sismici, causati comunque da altre problematiche che ci sono state proprio di struttura all'interno di questi territori, dove ci è stato chiesto appunto di osservare, di mappare questo fenomeno e di mappare anche la restituzione, insomma, il coinvolgimento da parte dei cittadini, da parte, insomma, soprattutto della comunità dei minori, e poi di restituire appunto una valutazione riflessiva. Quando prima Massimo Bressano appunto parlava e spiegava, faceva riferimento appunto agli interventi a livello locale, quello che poi concordo perfettamente con lui, quello che noi poi dobbiamo restituire, detto anche dallo stesso Tommasoli, quello che noi andremo a restituire è una visione per una nuova policy, per una nuova programmazione a livello locale. E a livello locale comunque queste esperienze di valutazione riflessiva che noi restituiamo, e qui non entra in gioco il discorso che magari citerà poi probabilmente Gabriele dopo, è stato anche un po' toccato da altri relatori, non è solo restituire con quale metodo noi restituiamo informazioni, con quale metodo noi costruiamo anche degli approcci, dei metodi, o costruiamo anche le stesse domande valutative, ma è anche osservare un fenomeno da un punto di vista interdisciplinare, che è quello su cui noi dobbiamo fare leva oggi. La restituzione che noi abbiamo fatto all'interno di questo lavoro appunto sulle aree terremotate, ma come potremmo anche parlare, magari molti di noi sono anche coinvolti nelle valutazioni sulle aree interne, ad esempio, no? Dove comunque ci troviamo nella stessa identica situazione, sono territori che necessitano di un'osservazione da più punti di vista, e da un'osservazione comunque che parte dalla conoscenza del territorio, dal punto di vista di localizzazione geografica soprattutto, dalla conoscenza comunque del territorio e dalla conoscenza anche della comunità, di come comunque la stessa comunità interagisce e si trova a dover approcciarsi delle difficoltà territoriali che ci possono essere. E quindi quello che a noi cambia, quello che il nostro punto di vista dovrebbe proprio partire, in questo ci servirebbe come lente di ingrandimento proprio tutto lo studio etnografico su quale dovremmo focalizzarci maggiormente, proprio nell'osservazione di dinamiche, nell'osservazione della comunità, di come si muove, di come interagisce, di come risponde. Volevamo appunto ragionare su un anello di congiunzione che appunto c'è tra l'antropologia e la valutazione, volevo appunto puntare l'attenzione su questi due su queste due dimensioni. A te, diciamo, no? Noi c'era il titolo della sessione era Live reagisce, no? Agli stimoli che questa sessione ci pone. Quindi a te la parola. E anch'io porto il mio pezzetto di contributo. È stato molto stimolante questa sessione e devo dire anch'io, come molti degli intervenuti, sia Virgilio che Fabrizio, ho trovato vantaggioso il fatto che questa mattinata abbia messo insieme, no, le prime due intersezioni, perché effettivamente si stimolano reciprocamente. Allora, la riflessione che facevo è questo. Intanto dobbiamo recuperare lo statuto della ricerca valutativa, che è prima di tutto una ricerca sociale e quindi con le sue complessità, le sue sfaccettature, quelle proprie della ricerca sociale, che però è... finanziata e commissionata affinché esprima un giudizio sulle policy. Quindi questa è una dimensione che la vincola, però che ne dà anche grandi opportunità. Io credo
che noi stiamo praticando una ricerca sociale interdisciplinare, ma che probabilmente dovrà convergere verso un nuovo statuto, no, di ricerca sociale transdisciplinare, perché effettivamente deve orientarsi a cogliere e elaborare domande valutative che sono diverse, che orientano la ricerca, la raccolta di informazioni su campi diversi attraverso modalità e attraverso schemi anche interpretativi diversi. Però questo sta un po' nel futuro. Nel presente noi abbiamo invece la necessità di, appunto, di esprimere un giudizio sul funzionamento e sulla capacità, sul funzionamento delle policy e sulla capacità delle policy di produrre degli effetti. Ecco, fare questo ora dico da sociologo, però da questo punto di vista, con una disciplina trasversale rispetto all'antropologia e alla statistica, però colgo che questo non può che voler dire osservare e raccogliere il cambiamento dei comportamenti degli attori. E in questo cambiamento di comportamenti, ecco, qui arriva un contributo fondamentale anche dell'antropologia, perché ovviamente il cambiamento dei comportamenti, del comportamento singolo dei cittadini, dei consumatori, si accompagna a un comportamento dei gruppi, è stato detto, delle comunità, delle forme di aggregazione, delle istituzioni. Però questi comportamenti e questi cambiamenti sono densi anche di valori, di motivazioni, di credenze, di routine. Cioè esiste una stratificazione di elementi dentro il comportamento, dentro l'agency, che deve essere colto, deve essere raccolto, osservato ed elaborato. E in questo credo che la tradizione di ricerca antropologica, incrociata con la ricerca etnografica, con la ricerca qualitativa in senso ampio, ci offrono degli strumenti importanti sia per identificare dei materiali osservativi che sono peculiari, i discorsi, le narrazioni, le immaginazioni, i manufatti culturali, che sono diciamo un repertorio di elementi osservativi e informativi preziosi, ma sia anche dei modelli di interpretazione e di comprensione su questi. Allora, il contributo che secondo me principalmente arriva dalla ricerca qualitativa in senso generale, transdisciplinare, questa sì, che arriva alla valutazione, secondo me si muove su tre punti e sono questi con cui vorrei provare a ragionare. Il primo è la messa a fuoco del problema del significato delle pratiche, il significato dei comportamenti, il senso, avrebbe detto Max Weber, scusate, ma d'altra parte faccio il sociologo. Tra l'altro, il primo autore che da storico e da sociologo si è posto il problema del controfattuale, risolvendolo con una ricostruzione logica degli effetti netti, una ricostruzione che lo ha portato a ricostruire quella che lui chiamava la causazione adeguata, no? C'è un processo di ricostruzione diciamo, la costruzione del processo causale che da determinati fenomeni induceva in qualche modo determinati effetti sul comportamento collettivo e istituzionale. Ecco, per noi ricostruire e raccogliere il senso di queste pratiche, raccogliere il significato e la logica causale che sta all'interno di questi processi, significa ricostruire teorie, significa raccogliere e ascoltare l'insieme dei manufatti culturali che informano, ci informano di motivazioni, di routine, di processi che si stanno attivando e attraverso questi costruire una rappresentazione, un'interpretazione teorica di come un determinato intervento di policy stia modificando o stia trasformando un determinato contesto. Sappiamo che la valutazione basata sulla teoria è, diciamo, codificata nella nostra letteratura, ma questa non potrebbe essere senza questo tipo di ascolto. Il secondo pezzo, la seconda annotazione, contributo che ci arriva, secondo me, dalle esperienze della ricerca qualitativa è l'attenzione al caso, all'attenzione alla particolarità, alla individualità e quasi all'idiosincrasia del caso. Questo è un elemento che a volte ci dimentichiamo,
o che non reputiamo adeguatamente. Noi nella letteratura valutativa abbiamo la parola contesto che ci sta a ricordare di volta in volta che esistono intorno al fenomeno che stiamo esplorando degli elementi che sono istituzionali, che sono culturali, che sono linguistici, addirittura a volte normativi, che definiscono e circoscrivono una specificità, però l'elemento del caso è un elemento importantissimo. Allora, su questo, gli studi di caso in valutazione sono degli altri elementi su cui ci trovano convergenti e verrò poi alla fine a come proprio questa dimensione di specificità può anche essere un momento di sintesi e di dialogo fecondo fra la ricerca sociale, la ricerca valutativa, ricerca antropologica e anche ricerca statistica. Una terza componente è stata più volte menzionata ed è quella legata al problema della riflessività, cioè il problema che la valutazione, la ricerca sociale orientata a formulare un giudizio sulle policy, ritorna sulle pratiche sociali che ha osservato e vi ritorna rinforzandole, assegnando nuove motivazioni, contribuendo al cambiamento. Questa è una vocazione della ricerca sociale, direi che è una vocazione e quasi un destino della conoscenza sociale, perlomeno per come ce la descrive ad esempio Anthony Giddens. Anche qua perdonerete l'intersezione sociologica che non è pertinente, però quando lui parlava di riflessività parlava di monitoraggio riflessivo delle pratiche sociali in cui gli attori sono immersi. Monitoraggio è un termine che a noi ci è particolarmente familiare e però sta a significare questa capacità di una ricerca di farsi apprendimento, il tema del learning su cui abbiamo molto insistito, ma ancora una volta di farsi capace di materializzare delle teorie di medio raggio, temporanee, come diceva prima Marco, ma tuttavia teorie che sono in grado per un certo periodo, in certi contesti, con tutti i propri limiti, però di riorientare e di orientare con maggiore chiarezza le pratiche. Allora, da questo punto di vista, la valutazione deve farsi in qualche modo un pezzo di ricerca azione nei contesti in cui opera. Deve farsi, professionalità riflessiva, avrebbe detto Sean, cioè deve farsi strumento per raccogliere tutto il patrimonio e il repertorio di informazioni che possono arrivare, interpretarlo in maniera rigorosa, costruendo a partire da questo delle formulazioni teoriche in grado di ritornare su quel contesto per rinforzare i cambiamenti introdotti. Su questo, indubbiamente, c'è tutto un repertorio di tecniche valutative che oggi stanno prendendo piede diffusamente, alcune ne citava anche Massimo Tommasoli, l'outcome harvesting, l'outcome mapping, citerei più in generale la developmental evaluation di Patton o l'analisi della contribuzione di John Main. Sono cioè sforzi di dare rigore, di costruire, di proceduralizzare delle pratiche di osservazione, interpretazione e costruzione di teorie temporanee, mi piace questa definizione, perché i contesti stessi possano essere osservati e rinforzati nella loro capacità trasformativa per effetto di una policy. Tra l'altro, proprio uno di questi autori, Terry Smutilo, nelle sue pubblicazioni, ha indicato un paradosso molto interessante. Lo ha fatto usando un grafico, quindi quello che normalmente si utilizza per rappresentare le funzioni matematiche o i processi economici. E in questo grafico ha indicato proprio il trade-off che esiste fra la quantità di conoscenza che gli attori interni al progetto hanno nelle diverse fasi del processo valutativo, l'analisi delle attività, l'analisi degli output, l'analisi degli outcome e l'analisi degli impatti. Ecco, gli attori vivi, gli indigeni, direbbero gli antropologi, gli indigeni hanno una conoscenza progressivamente sempre crescente in queste diverse fasi, mentre i tecnici, gli esperti, i valutatori progressivamente decrescono il proprio potenziale di conoscenze, perché mano a mano che si fuoriesce dalla sfera del controllo diretto del progetto e del programma, le informazioni sono sempre più di proprietà esclusiva degli indigeni e quindi è con questi che dobbiamo lavorare, ascoltare, proprio per poter dare senso, per poter dare senso all'interno di un caso con finalità di apprendimento. Chiudo
su una possibile strada di contaminazione fra ricerca qualitativa e ricerca quantitativa, proprio a partire dal caso. Io sto in questo periodo lavorando, coordinando alcuni studi di caso che hanno a che fare con la strategia nazionale delle aree interne. Ecco, rispetto a questo tema e a questa ricerca, uno dei temi è la comparazione. Uno dei temi che emerge è come poter raccogliere e mettere in dialogo evidenze che si raccolgono in contesti, in casi diversi. Bene, esiste ormai da diversi anni una tecnica che è quella dell'analisi comparativa di tipo qualitativo, la qualitative comparative analysis, che riesce a ricostruire, accompagnare, diciamo, riesce ad accompagnare in maniera molto strutturata e molto rigorosa la comparazione fra le ipotesi causali che spiegano una determinata policy in contesti diversi. Questo lo fa, diciamo, forzando i ricercatori a mettere insieme riflessioni di tipo interpretativo, comprendente, qualitativo, con formalizzazioni di tipo logico-matematico. Questi due elementi combinati riescono effettivamente a non perdere il contenuto informativo dei manufatti culturali che ci arrivano dalle interviste, dai focus, però a darne, diciamo, a utilizzarle secondo modalità rigorose che abbiano anche la comunicabilità, diciamo, delle tecniche, diciamo, di analisi statistica più convenzionale.